Tanto bisogna dire che è proprio bravo questo sindaco, quindi fategli un bel applauso e tenetevelo caro e votatelo caramente, perché la passione che si sente in un giovane come lui, la voglia di governare al meglio e di rappresentare anche una comunità così bene con questo affetto e questa passione, non è cosa di poco conto di questi tempi. E quindi la passione, la voglia di fare, la concretezza, la collaborazione e capire anche quanto serve per costruire momenti di socialità e per dare risposte a tutti ed essere vicini a tutti, significa avere un patrimonio di grande umanità e di grande capacità che io riconosco al sindaco Paolo Pacifici. Questa è la cosa che volevo dire, perché per chi mi conosce, non tutti mi conoscono da vicino, ma io sono una molto diretta, qualche volta come mi ha visto fare, mi ha sentito fare Paolo nelle sedi forti del governo, anche ruvida se necessario, quando si tratta di difendere gli interessi dei cittadini umbri, in quel caso erano gli interessi di Campello e di altri pezzi di città dell'Umbria. Bisogna essere diretti, seri, determinati e non guardare in faccia a nessuno, sempre con il garbo giusto, ma mai farsi mettere i piedi sopra la testa solo perché siamo piccoli. Questa è la grande forza dell'Umbria. L'Umbria è lo splendore di questa nostra terra che noi amiamo, a cui vogliamo molto bene e che vogliamo difendere. Io sono qui e sono venuta qui su invito del sindaco, ma con molto piacere questa mattina sono stata a inaugurare un teatro a Perugia, questa sera questa sede, che è una sede polivalente, che risponde a vari bisogni ma sempre della comunità. È chiaro che, come è giusto è che faccia sempre ogni sindaco che si rispetti, se ne fa un pezzo, si inaugura, dopodiché arriva il Presidente della Regione e giustamente si dice: guarda che ce n'è un altro pezzo che bisogna completare. Ed è giusto anche che sia così, perché i sindaci e i rappresentanti del popolo debbono saper fare così, sempre con il modo giusto, sempre giocando a squadra, perché facciamo parte tutti quanti della stessa squadra, che è quella dell'Umbria, della nostra regione, e sempre compatibilmente con quello che Tremonti, come ci taglia la gola, lo sapete tutti quanti, ma noi siamo gente, come diciamo ormai ovunque, in tutte le situazioni, sempre di più in questi giorni dico, siamo gente tignosa, e così si dice in Umbria, tigna, nel senso che non ci rassegniamo, noi vogliamo, scommettiamo su questo tipo di strutture, sappiamo che è la cosa giusta, tenere insieme le persone, i cittadini, farli confrontare, leggere, dare uno spazio per giocare, per leggere, per cantare, per fare musica, per fare la scuola di musica e per fare tanto altro. Così come ci diceva adesso il sindaco, anch'io voglio ringraziare il gruppo della Protezione Civile, così come tutti gli altri gruppi e l'associazione che adesso citava il sindaco, è una cosa importante. Di questi tempi in cui spesso il messaggio che arriva dà una botta a quell'altro perché così vai avanti tu per primo, noi dobbiamo fare diversamente. L'Umbria è un'altra cosa, l'Umbria è una regione civile che tiene ai rapporti umani, che tiene al senso di comunità, che tiene al rispetto delle persone e al rispetto di ogni cittadino in qualsiasi punto egli sia, abiti, piccolo o grande che sia la città. Ecco perché sono a Campello, per dire qui a tutti i cittadini di Campello che, come siamo stati vicini a un momento tragico di Campello, appunto ringrazio il sindaco per le parole, ma insomma era doveroso che con concretezza e senza tante chiacchiere mettessimo a disposizione quello che era giusto, e saremo sempre dalla parte dell'interesse generale di Campello perché possa andare avanti e svilupparsi per quello che deve fare, così come adesso è giusto essere in questo momento di festa, assumendo altri impegni, saremo insieme in un altro pezzo di cammino, vedremo come la cosa potrà costruirsi, ma sono impegni che si assumono bene quando c'è un'amministrazione che sa fare bene, come si dice, spaccare l'euro in due in questo caso, per poterlo ottimizzare e valorizzare al meglio, come è in questo caso. Questo è il senso, anche io penso, di questa inaugurazione. Il Presidente della Regione deve saper stare in questi luoghi, in questi momenti, nei momenti di gioia e anche nei momenti difficili, a combattere
per difendere le nostre ragioni e anche a congratularsi con tutti quanti noi per le cose belle che inauguriamo. È una cosa importante e tenere l'orgoglio dell'essere cittadini umbri e cittadini di Campello e di avere anche questa distintività. Ed è anche per questo che ci vogliono bene in giro per l'Italia, insomma, quando io siedo spesso sui tavoli nazionali, tavoli anche duri, in cui si discute di riparto di risorse, ma in cui si discute anche di questioni molto importanti con il governo, la questione dei lavoratori, delle casse integrazioni, per ultimo dell'edilizia, avrete letto, avrete sentito qualche cosa, sono tavoli duri. Vi posso assicurare che grazie a quello che è l'Umbria e a quello che riusciamo a rappresentare come Umbria, noi siamo persone autorevoli e una regione autorevole che è ascoltata e rispettata.